questo nuovo tutorial io vi voglio far vedere come faccio l'angolo cappuccio, quindi lo faccio a modo mio e volevo insegnarvelo anche a voi. Quindi bando alle ciance e partiamo subito con il tutorial. Allora, con l'angolo cappuccio possiamo rifinire tovaglie, fare dei run, delle tovagliette, eccetera. Io adesso farò un piccolo esempio facendo un piccolo centro, e quindi è un pezzo di tessuto 50x50, quindi un bel quadrato. Vado a fare tutto intorno una piega di 1 cm, quindi mi vado a stirare tutto intorno, ragazze, calcolando 1 cm. Ok, chi non Bene, ha... ragazzi, Ragazze, abbiamo fatto le pieghe intorno al tessuto, quindi può essere una tovaglia, mi ripeto, un centro come sto facendo io, un run, eccetera. Dopo aver fatto la piega di 1 cm, noi andiamo a decidere, cosa che in realtà lo abbiamo deciso già prima, perché dobbiamo anche andare a tagliare il tessuto. Quindi io ho scelto di fare un bordo di alto 5 cm. Quindi cosa faccio? Mi vado a disegnare un bel cartoncino. Quindi, se io devo fare un bordo di 5 cm, dovrò disegnare un angolo retto di 7x7, quindi dovrete aumentare di 2 cm la misura che volete finita. Quindi se l'orlo sarà alto 5, lo fate 7. Se lo volete alto 3, lo fate 5 e così via. Ok? Quindi una volta che avete disegnato quest'angolo, adesso parlerò delle misure che utilizzo io, eh? Quindi 7x7, poi io mi vado a disegnare la diagonale, dopodiché ritaglio il triangolo e procedo in questa maniera. Vado a mettere il dritto del tessuto all'interno, mi vado a piegare in questa maniera, quindi vedete il lato con il bordino e il lato con il bordino. Li unisco e questi devono stare proprio a filo. Dopodiché, attenzione, vado a posizionare la diagonale su l'estremità, questa qui con le pieghe, e l'angolo da 7 cm deve stare sulla piega del tessuto. Ok? Fatto questo, io con una penna mi vado a disegnare l'altro lato. Perfetto. Adesso blocco con uno spillo. E adesso su questo segno che io ho fatto vado a cucire. Quindi cuciremo. Andiamo sotto macchina. Abbassato, un avanti e indietro, cucio, fatto. Adesso mi vado a tagliare l'eccesso lasciando 1 cm all'incirca di margine. Qui all'angolo vado a fare un taglio sempre in diagonale, così. Poi lo vado ad aprire. Così lo schiacciamo per bene, molto bene, e adesso tenendo con l'indice e il pollice all'interno e l'indice sopra vado a girare. Ecco,
Eccolo qui, abbiamo formato già l'angolo. Ok? Ed è esattamente di 5 centimetri per 5 centimetri. Ok? Io adesso vado a fare in tutti e quattro gli angoli, ma lo rifacciamo un attimo insieme. Quindi lato e lato, faccio attenzione che coincida per bene, dopodiché vado a mettere, ripeto, la diagonale qui a filo tessuto, questo aperto con l'angolo, con la ripiega di un centimetro, e il lato de 7 sulla diagonale. Mi vado a disegnare il lato di 7, blocco con lo spillo, vado ad effettuare la cucitura. Vado a tagliare lasciando un centimetro all'incirca di tessuto, taglio l'angolo qua in diagonale. Ripeto questo anche per gli altri due angoli. Ecco fatto ragazzi, l'ho fatto in tutti e quattro gli angoli. Adesso andiamo ad aprire le cuciture. Adesso che abbiamo aperto le cuciture andiamo a svoltare. Ecco fatto. Adesso ragazze, dopo che abbiamo stirato, quindi se questa era una tovaglia bastava cucire, ok? Quindi se lo volevamo fare tipo bordo, quindi sicuramente sarà stato più piccino, almeno di 3 centimetri, si andava a fare una cucitura qui tutto intorno ed era finito. Io siccome invece lo voglio fare tipo centro, adesso vi faccio vedere come procedere. Eccoci qua ragazze, allora io adesso ho preso un pezzo di tessuto a contrasto con la base che già abbiamo preparato, quindi voi misurate i lati, ok? Quindi se è un rettangolo misurate la lunghezza e l'altezza, e dovranno essere più piccoli di mezzo centimetro, in modo che quel mezzo centimetro poi lo andremo a distribuire quei pochi millimetri a destra e a sinistra, in alto e in basso. Allora, detto ciò, io vado ad inserire il pannello all'interno. Eccolo qui, pronto pronto. Adesso cosa facciamo? Non facciamo altro che andare sotto macchina e bloccare il tutto. Però io come al solito do una bella stiracchiata, mi vado anche a posizionare gli spilli. Perché ricordatevi che sotto macchina, ragazze, si sposta sempre il tessuto. Quindi noi, con la santa pazienza, prendiamo gli spilli e andiamo a bloccare. Sotto macchina.
Eccolo qua il nostro angolo cappuccio. Beh, avete visto quanto è facile con la tecnica del cartoncino? Bene, non mi resta che salutarvi. Vi strizzo tutte in un forte abbraccio. Vi mando un bacio e ricordatevi di condividere, fare i commenti, anche un saluto. E se non siete iscritti, iscrivetevi. Ok? Ciao amiche, alla prossima!